devo farti vento? Almeno fai qualcosa. Devo farti vento? Guarda, durante la ripresa aria. Quando c'è il rosso sto riprendendo, eh. Ah, ok, bravo. Dai, inizia, via dopo. Allora. Siamo da Gibis Capo da Favre, no? Bravo, fai qualcosa. Salve, gamba fa. Dammi un via. Via. Ma stai avviando buon culo. Ho detto. Ah, ok. Andiamo lì. E mo' che è partito lui. Ah, ma allora è vero, sei registrato. Bravo. Per fare fuori onda. Vabbè, poi lo tagli. Vero, Sabio, lo tagli, vero? Certo che lo tagli. Lo teniamo noi. Lo tagli. Lo teniamo noi. Però l'originale lo date a me, vero? Lo farete. Se sì, la vita è tutto il quiz. Ok. Allora ragazzi, buonasera e benvenuti. Avete mai avuto esperienze di conferenza stampa? Voi qualcosa? No. Sapete che cos'è almeno una conferenza stampa? Più o meno di dire. Ma no, che brutte risposte. Grandi linee, cioè grandi linee? Hai avuto modo di percepire informazioni? Hai sentito da qualche parte? L'hai visto? Che cosa è successo? No, cioè in grandi linee ho visto delle conferenze stampa, la TV. Ok, quindi già abbiamo fatto un piccolo passo. Esatto, sì. Allora, la conferenza stampa o un comunicato stampa, più che altro non è altro che un mezzo di comunicazione che viene pubblicato, ovviamente, successivamente sui giornali online, sui quotidiani, quindi può essere sia dal quotidiano locale al quotidiano quello a livello nazionale, regionale o internazionale. Okay. Questa sera siamo in collaborazione con Radio Derby Web, con sito a Castelvetro di Modena, giusto? E siamo in compagnia di Sabio e Gabriele. Allora, so che aveva, prima di entrare nei dettagli del lavoro, di tutto quello che ci sarà da fare fino al 23 giugno 2018, volevo sapere se avete preparato già qualche domanda, perché so che la produzione artistica vi ha contattato per decidere delle domande, a meno che involontariamente vi fate sempre tutte e cinque la stessa domanda, ma il mio mongoloide, cioè nel senso, non lo so. Vogliamo iniziare dalla più piccola alla più grande o dalla più grande alla più grande? La più piccola no. La più piccola no. E poi non sono più piccola comunque. Piccola. Anche se sei maggiorenne adesso sei adulta, quindi non sei più considerata piccola. Piccola, vabbè, allora di età. Facciamo scelgo io. Ok, perfetto. Stavo dal primo della fila. Sempre io, credo. Si chiude il mezzo. La prima domanda è più personale, se posso. Volevo sapere quando hai iniziato a sentire questa vocazione verso la musica. Periodo storico. I cazzo tu di Cristo, dopo Cristo. No, tanta domanda, i cazzo tu. Allora, diciamo che è iniziato tutto per fame. Io non ho mai avuto la passione del canto. La passione del canto mi è arrivata dalle mie difficoltà e grazie a questo mestiere se mi sono rialzato. Non ho mai avuto una tempistica, non ho mai avuto uno spiraglio che mi portasse a questo tipo di carriera. Perché oltre ad essere cantante, comunque il mio lavoro principale è essere un management VIP TV. Quindi diciamo che ho sempre avuto lavori che mi hanno portato un certo titolo del nome a livello imprenditoriale, quindi il discorso è che ho seguito bene o male sempre questa scia a livello di avere aziende, collaboratori, staff, dipendenti, quello che siano, come vogliamo più definirli, e quindi diciamo che tutto è iniziato 6 anni e mezzo fa, aprile fanno 7 anni, 2018,
è iniziato perché ho avuto un grandissimo crollo. Un crollo sia di persona fisica, fisicamente proprio, psicologicamente, è un crollo proprio economico. Io ero titolare di un'azienda molto grossa, si chiamava La Ronda, era un'SPA. Avevo 82 dipendenti, mi occupavo di servizi di vigilanza armata. Ho avuto un crollo e ancora oggi sto pagando le conseguenze, più di 4 milioni di euro. Quindi so cosa significa avere problemi, so cosa significa avere delle responsabilità, però è grazie a questo mestiere che ho avuto modo di farmi accettare di nuovo dal pubblico. È stata una soglia di accettazione con me stesso, di avere di nuovo quella possibilità di integrarmi come una persona normale, perché non mi è caduto il mondo addosso, peggio. Quindi quell'anno lì ho perso anche il mio matrimonio, quindi ho avuto dei distacchi a livello anche sentimentale, il crollo dell'azienda. Ho dovuto lasciare per forza 82 persone a casa, famiglia intera. Quindi diciamo che la passione l'ho appresa dopo, il lavoro, fare il cantante mi è venuta dopo l'ispirazione, facendo il manager, ascoltando tanti artisti, ho provato a fare anch'io un primo inedito. Io sono obbligato a essere leale con voi, perché le conferenze stampa servono proprio a questo, a conoscere in sé per sé l'artista vero e proprio di chi avete veramente di fronte. Grazie. Qualcun altro? Hermes? Ma io probabilmente hai già risposto a una delle mie domande, nel senso che mi ero scritto come hai cominciato questa carriera. Ho incominciato, allora, è inutile dirlo che comunque sono imparentato con alcuni VIP e che attualmente oggi sono ancora VIP e sono il perno principale di Mediaset Rai. Parliamo di Barbara D'Urso. Ho iniziato proprio a lavorare lì, facendo il promoter, il PR, mettiamola così, come vogliamo definirlo, per la trasmissione di Barbara D'Urso pomeriggio 5 domenica. Ho iniziato lì e man mano poi mi sono fatto il mio giro, diciamo, dalle nostre parti, no? Una parte del piano di fatto lui. Ecco, volontà avete visto. No, tu sei partito, ma anche dove pensi o sogni o speri di arrivare? Quindi... Allora, è un'ottima domanda quella che hai fatto. Allora, prima di tutto ti parlo da, non da artista, da personaggio, ok? Ti parlo da persona fuori dal lavoro, va bene, come noi. Sono una persona abbastanza umile fuori dal lavoro. Riconosco che siamo tutti esseri umani, riconosco che tutti dobbiamo avere una possibilità, tutti meritiamo un successo, chi nel bene e nel male, perché per me è proprio è il diritto umano, è la persona umana che deve star bene. Per me non ci dovrebbe esistere nemmeno chi può mangiare la via di mezzo, il povero e il ricco. Per me dovrebbero essere tutti allo stesso posto. Tutti dovremmo avere la possibilità di mangiare, di non desiderare di andare a mangiare una pizza con l'amica, con l'amico, con la famiglia, oppure di farci una festa in santa pace. Cioè, io quando vado magari in giro con la mia famiglia, vado a farmi una cena a spettacolo, e non da artista, penso a tante quelle persone che non possono. Noi paghiamo un menù 80 euro, 100 euro, perché chi prende la tredicesima, chi prende questo, tanti soldi li possiamo buttare. Però quando esco da quel locale, almeno quello che succede a me personalmente, io ci penso due volte a quello che ho fatto. Poi allo stesso momento mi equilibrio l'idea dicendo, però io me lo sudo, perché io non ho orari, col mio lavoro non ho orari,
io ho un'azienda, sono un produttore, sono un management di Bip TV, ho anche un'azienda e uno staff da mantenere, quindi ho tante responsabilità. Da persona, diciamo, umile, non artistico, da personaggio. Invece, se dovessimo parlare del personaggio Sapo De Vita è quel personaggio che fino adesso ha lavorato con cuore, con tanta serietà. È inutile negarlo, è inutile non dirlo che su tanti eventi fatti, perché se continuo così io per l'Empals posso andare in pensione anche fra 10 anni, perché in circa 6 anni e mezzo, 7, sono arrivato già a 57 eventi, 13 concerti in tutta Italia, l'ultimo tour l'abbiamo fatto nel 2016, quindi iniziai dove crede il pubblico nei miei confronti. L'artista vero non può credere di arrivare con se stesso, perché l'artista vero senza il pubblico non è nessuno. Quindi devo capire la gente dove mi vuol far arrivare. E da come sto parlando penso che hai capito anche che sono molto leale, dico le cose in faccia tranquillamente. Potevo nascondere il mio fallimento societario, ma non l'ho nascosto. E non te nascondo. Quando poi vai online ci sono migliaia e migliaia di giornali che ti sputtarono, anche cose non vere. Ti sputtano dalla testa e ai piedi. Ma a me fa piacere, è il mio lavoro, perché prima di arrivare a essere a un certo livello tu devi essere consapevole di quello che potrai andare incontro. Quindi da parte mia, artisticamente, mi vanto di quello che sono, non per quello che non sono. Non posso vantarmi di dire ho venduto 100.000 dischi quando poi insieme sono risultati quasi 9.000, capisci? Quindi non posso dire sì, c'ho il disco di platino come fanno tutti. Sì, c'è il disco di platino perché 25.000 copie è stesso il tuo produttore che se l'è comprato ai centri commerciali. Poi dov'è il giro? 250.000 euro perché ti vendi diritto e fai 125.000 euro col tuo produttore, io dovrei andare a pigliare quel culo a me. Quindi tutte le visualizzazioni che io ho nei miei video, non c'è nessuna visualizzazione comprata. 150.000 persone hanno visualizzato quest'anno il mio video, 150.000 persone hanno visto e singolarmente hanno ascoltato la mia canzone, quindi per me è una soddisfazione. In primis anch'io, infatti, ti ho conosciuto così, ascoltando la tua intuizione. Mi è piaciuta tantissimo la tua voce, te l'ho commentata. Beh, la mia domanda è questa: cosa ti aspetti da questo tour live 2018? Ma cosa mi aspetto? Mi aspetto cose molto importanti, perché questo tour per me non è un tour, si chiama tour burocraticamente, per me è un cammino. Certo. È un cammino per far capire a tante persone che le cose vanno avanti, e se vado avanti è perché le faccio con regola. Mi aspetto pure che chiunque dovesse collaborare con me, che siano radio, TV, artisti che parteciperanno, produzioni, staff, tutti, massima collaborazione, perché questi lavori qui si fanno con un pensiero di squadra. Se tu vuoi fare l'egoista in questi lavori non puoi lavorare, perché dalle mie parti si dice che quando mangi troppo puoi scoppiare. E non va bene. Allora, visto che hai detto che hai avuto dei crisi così, ora come ora, cioè ti senti tipo realizzato, orgoglioso di te stesso? Cioè come ti senti? Mi sento molto di più che realizzato, perché senza l'aiuto di nessuno, facendomi altri debiti, io sono andato avanti. Io devo ringraziare una persona che ha creduto in me 6 anni fa, mi ha prestato 70.000 euro, io ho finito di dare neanche 2 anni fa. Ah,
altra domanda, qualche altra cosa? Una, però penso che dimmi tutto quello che hai detto ora... Aspetta, dopo abbiamo comunque da parlare. Sì, no, penso di saperla già la risposta, però forse meglio se la dai tu. Com'è nata l'idea di questo concorso, con questo su YouTube? E forma, allora. Allora, io sono stato sempre un ragazzo che a me è piaciuto guardare, più che altro neanche guardare, osservare. A me hanno sempre detto, devi sbrigartela, fattela con le persone che sono, sempre superiori a te e fagli le spese. È un detto dalle mie parti. Fatela sempre con chi è superiore a te, che ha più di te e può aprirti una strada, fatti voler bene, e quindi non significa leccare. Farsi voler bene e farsi rispettare e fargli capire a quella persona che anche io posso essere utile per te. Perché se tu arrivi a fare il VIP, se io non ti metto più mi piace su Facebook, tu non lo fai più il VIP. Quindi sono stato sempre un ragazzo che a me è piaciuto parlare tanto con la realtà dei fatti. Io, qualsiasi artista che è venuto nel mio ufficio, io ho detto, io non ti posso garantire nulla, perché non lo so nemmeno io qui. Però ci sto in mezzo, e per entrarci in mezzo devi giocare sporco. Quello che per il momento, se tu stai qui di fronte a me, non riesci a fare. Quindi se tu che hai bisogno di me, o fai come ti dico io, oppure te ne vai. Perché queste sono strade che ti deve piacere. Quando incominci a fare qualcosa di diverso, incominci ad assaporare il gusto di essere con te stesso superiore, neanche alle persone, con te stesso. Ti guardi un video, ti vedi 200.000 visualizzazioni lì sotto. Madonna mia, 200.000 persone hanno ascoltato me. Allora, con te stesso diventi adrenalitico, cioè ti viene la voglia di spaccare tutto dentro di te. E così è successo a me. Ho osservato come si costruissero dei format, mi sono comunque impegnato per me stesso e per la mia attività, per la mia agenzia, di capire tramite diciamo figure amministrative molto importanti di SIAE come comportarmi per creare un format, cosa potevo fare nelle mie possibilità. Però io credo che ognuno di noi ha un potenziale. Purtroppo la vita gira un po', diciamo, storta un pochettino. Quindi non tutto va sempre dritto per come noi vorremmo. Ovviamente domani mattina... Alla potevi fare, ti liberavi proprio di broncopolmonito. Vabbè, butta dall'altra parte, non dall'altra parte. Ah, vedi, pure il signore. Vedi, hai già l'influenza? No. Vedi, butta là, attacca. Vuoi un po'? Assaggio. No, anche no, perché vengono da Firenze, poveretti, devono spostare dietro. Allora, invece adesso vi voglio dire io delle cose. Allora, prima di tutto, vi volevo ringraziare per sostenermi ovviamente anche nel tour, perché anche voi sostenete me nel tour, come io sostengo voi. Ok, quindi è un dare e avere. La quota che avete pagato è la quota per le spese amministrative e di agibilità, perché poi in caso di controllo comunque ognuno di voi ha la sua scheda e noi potremo presentarla. Ok? Seconda cosa, io qui ho portato delle statistiche, le ho stampate proprio, degli ultimi 2 anni, sia di Facebook che di YouTube. Ok, poi dopo magari, adesso vi accenno delle cose, poi dopo magari ve le passo e poi le visionate con i vostri. Quando cantate ci saranno delle immagini, ok? In questo caso, nel mio caso, ci saranno i miei video che percorreranno per tutta la durata della mia esibizione. La mia esibizione durerà circa sui 45 minuti, barra 50 minuti. Dopodiché abbiamo l'onore di avere un personaggio proprio di mandato da Rai 2, quindi non so se avete mai avuto esperienza con qualcuno, ok, c'è sempre la prima volta, quella non ve la dimenticherete mai, nessun trauma,
Quindi tante cose sono belle, tante saranno fatte ancora migliori, perché nel 2000 ci stiamo già lavorando. Il prossimo tour del 2019 saranno 4 concerti. Quest'anno invece abbiamo alcune location tipo questa, il ristorante Pulcinella, che è di Castel Franco Emilia. Poi abbiamo il 20 Bar, che è un localino molto carino, alle spalle ha tutta una veduta libera, quindi lì ci si può divertire, ci si fa tutto lì. Saremo sempre in streaming TV di Facebook, allo stesso momento con la collaborazione a Modena di Radio Delta TV. E quindi io ho fatto una pronostica, credo che le due tappe, per come vadino, le due tappe soltanto su YouTube abbiamo circa 2,33 per 5, abbiamo circa 1.500 persone che ci seguiranno ogni tappa esterna, quindi se dovessimo conteggiare 1.500 per tutte le date, credo che arriveremo sui 20.000 persone che ci seguiranno, quindi è un buon punto di lancio per chi arriva da zero, è un buon punto di lancio. Ovviamente, compreso me, non diventeremo VIP con questo tour, però ci daremo a noi stessi, ecco, io mi associo a voi, vedi, in questo caso sono uscito fuori dall'artista, mi sto associando a voi, ed è una cosa bella, perché non faccio sentire il distacco tra me e voi. Allora, io prendendo due cose da voi: un gruppo compatto, perché verrete trattati tutti allo stesso modo, chi sbaglia viene ripreso, come se sbaglio io vengo ripreso, se sbaglia lei viene ripresa, ma a lei non viene soltanto io, a lei gli fanno un bucio del culo così. Cercate di non sbagliare, perché poi io dopo fatto a me, lo faccio a voi. Ce la brava Mario? Quindi, no, allora, questo tour ci dobbiamo divertire. Prima di tutto, dobbiamo prenderlo come se fosse un lavoro. Perché per me è un lavoro, io vivo di questo. Io valuto tante cose. Valuto le assenze di un artista. Voi avete all'interno del contratto due bonus, quindi vi potete permettere di non venire in due tappe. Possono succedere inconvenienti, ecco perché è stato dato tipo bonus, mettiamola così. Io valuto tanto la serietà degli artisti, tanto la serietà, e vi ritengo già persone molto serie, altrimenti non vi avrei fatto contrattuare. Perché è vero che decide lei che è la produzione artistica, ma l'ultima parola deve essere sempre la mia. Perché il personaggio sono io. Lei ha la sua mansione di produzione artistica, decide le modalità, decide il come fare, dove fare e quando fare. Ma l'artista poi dopo sono io. Il personaggio sono io. Se crollo io, crolliamo tutti. Quindi, se noi invece siamo forti e siamo un gruppo dove non ci si fanno pettegolezzi, dove non si ha invidia l'un dell'altro, andiamo avanti. Però queste cose io pretendo che non debbano proprio succedere, perché siamo tutti persone adulti, tutti abbiamo i vaccini fatti, soprattutto l'antidetanica, anche l'antirabbia. Quindi siamo tutti per guadagnarci una visibilità, anche io compreso voi. Poi volevo un attimo andare sul fattore sponsoriale. Allora, volevo dire, se avete qualche problema, ragazzi, parlatene sì, sempre. Al momento che succede. Al momento che succede, perché se poi noi impariamo che questa cosa è successa, esce fuori. Poi esce fuori, va via, vanno via tutte e due le persone. Perché noi abbiamo cercato. Noi non diamo ragione o torto a nessuno. Noi abbiamo cercato. Per noi siete tutti uguali. Serie, proprio perché qualsiasi cosa si deve discutere, dal più piccolo al più grande. Noi non vogliamo. Perché siamo qui per lavorare, ragazzi. Come partecipate? È vero che il tour è mio, ma allo stesso momento è anche vostro. Certo. Quindi se io faccio 50 minuti e voi fate solo 3 canzoni,
un motivo ci sarà, però ovviamente è solo quello che ci differenzia, ma alla fine la voce ce l'avete voi, ce l'ho pure io. Magari su quelli che vengono, vengono perché devono accompagnare a quello, non gli piaccia nemmeno, dice chissà quando cazzo finisce di cantare. Però vedi, devi accettare le critiche, non si può piacere a tutti. Ad esempio a me se mi porti Michael Jackson, a me Michael Jackson non mi piace. È pure internazionale. A me mi fa addormentare Michael Jackson, perché fa sempre la stessa, balla sempre. Abbiamo capito che sei tipo Adriano Celentano. Però c'è tutto pure tre quarti il bucio, cioè nel senso. La bomba, chi è Michael Jackson? E che me l'ha fatto a me che è Michael Jackson? È Michael Jackson perché voi gli date i costi dei biglietti e si tira a casa con 70.000 euro, ai tempi, pace all'anima sua. Ma se non ci fosse stato voi, Michael Jackson non era Michael Jackson, era Michael che stava a casa. Quindi, il discorso è questo, ci dobbiamo divertire. Allo stesso momento è un lavoro, è un impegno preso. Noi siamo persone disponibilissime, voi avete capito anche io come sono fatto. Ecco a cosa è servita anche questa conferenza stampa. Perché oltre alla TV ci sarà anche un articolo di giornale che uscirà proprio online. E all'interno di questo giornale verrà riportato il vostro nome. Quindi cominciamo già a dare una visibilità a nome, anche se la gente non vi conosce, però incominciamo a dare una visibilità. Poi volevo un attimo ringraziare tutti gli sponsor, che la ditta di Maurizio Casarini di Piumazzo, l'immagine estetica di e benessere di Bassamoggia, l'autolavaggio lì di Crespellano, l'isolante Pulcinella di Castelfranco Emilia, il New Look che è di Marmotta di Molinella, Natures Vita che è di Molinella, Sirio Infisso Aditamenti di Molinella. Per poi ringraziare ovviamente tutti quelli anche che sono sponsor, tra virgolette, mi venga a dire quando diciamo questa cosa, passeggeri, che si fanno la passeggiata con noi e vanno via, quindi. No vabbè, comunque gli sponsor per gli artisti sono molto importanti. Sono importanti perché aiutano in due cose, aiutano a supportare l'artista economicamente, prima di tutto, quello è l'elemento base. E poi aiutano anche nel riempire il locale all'artista, perché se io dovessi, è una matematica, è una cosa matematica, se io prendo 50 sponsor, si presume che quando faccio un evento, anche se non posso venire 50, almeno la metà, sono 25. Sono 3 persone a testa, ho già fatto i 70 persone, tra virgolette. Quindi servono per quello, si usano tra virgolette, però tu gli esponi pubblicità, quindi è un dare e avere. Funziona tutto così nella vita, anche in una ditta. L'operaio se lavora, se produce all'azienda viene pagato, quindi io ti do il mio sangue ma tu mi dai il tuo. Quindi la vita è fatta così, voglio. Poi, aspetta, la cosa mi sono già predisposto, ovvio. Allora, poi, l'ultimo sponsor che abbiamo preso ufficiale è l'azienda Graphic Revolution di San Nicolò di Ferrara, che è qui presente, addosso a noi. Ua, Valentino, se mi parla Big Gino, te mi sannazzi. Ok, per dire. Ok, Simone e Lisa sono i titolari di Graphic Revolution, che per 3 anni, fino al 2020, ci accompagneranno per i servizi di stampa e roba varia. Chiunque di voi avesse bisogno per un servizio di stampa, di foto, qualcosa, di una grafica, potete andare tranquillamente da loro a mio nome, che pagate il doppio. Giusto? Abbiamo deciso così? No, questo è bello. Il 50% di più. Sì, no, se devo pagare di più, no, ma... E se devo pagare di più, questa... ovvio. Sì. Poi se mi dà la fattura mi schiaffano pure l'IVA, quindi... Diccelo, Simo, diccelo. Quindi, no. Allora, perciò lo dice molto veloce, così nessuno capisce. Se venite dopo di 4 senacchi, facciamo uno sconto del 30. Invece. Ecco. Ecco, se viene a 9 milioni, il 30 aumenta, quindi... Grazie, Simo. Quindi, no, fate gli scherzi, comunque do il benvenuto anche a loro nel mio gruppo sponsoristico. E cosa dire ancora? Allora, fine aprile uscirà il mio nuovo lavoro discografico intitolato
camminando. All'interno di questo lavoro discografico sarà, posso anche già dirlo, sì, sì, perché è breve. All'interno di questo lavoro discografico sarà aggiunto l'inedito del 2018 che è prevista l'uscita per il 22 di gennaio circa, 23. È un inedito scritto personalmente da me, è riarrangiato dalla Memo Music, etichetta che collaboravo, alla storia di mia figlia, tutto quello che è successo nei confronti di mia figlia, e verrà presentato sia nelle radio, Radio Demi Web, Radio Anapoli in Belgio, Radio Sound Italia a Como, Radio Kiss Kiss Network e Radio Marte in provincia di Napoli, quindi radio abbastanza conosciute anche su streaming. Ci sarà un bel via vai di, speriamo, di visualizzazione. Il video sarà girato con la partecipazione di una piccolina modella, mettiamola così, che ha fatto vari concorsi e sarà presente all'interno di questo video, dove diciamo farà, svolgerà la parte di mia figlia. Infatti il brano si intitola A mia figlia. Poi il lavoro discografico uscirà verso fine aprile, però verrà presentato a tutti gli effetti proprio il 23 giugno al concerto finale, dove sarà possibile acquistare poi la maglietta. Non lo sapevo, me l'ha detto stasera, è una sorpresa stavolta. Verrà fatta la maglietta con lavoro discografico, la foto in alta risoluzione, no, lo so, dico a livello di informazione. Ah, ok, ricordiamo poi i biglietti per quelli che sono rimasti, ovviamente, quelli cartacei, quelli che sono rimasti, praticamente possono essere acquistati sul circuito Ciao Ticket, dove ci sono tutti i biglietti in vendita dei Big, Giovanotti, Ligabue. Ecco, io sono entrato a far parte di quel circuito lì. Oppure cartacei per quelli che sono, diciamo, rimasti. Cartacei questa sera, se qualcuno di voi li vorrebbe ci acquistare, sono disponibili. Oppure domani, oppure mi chiamate. Tanto okay, il numero c'è. Il mio numero è attivo 24 ore su 24, come avete allora, visto. L'artista non paga del concerto, non paga. Solo eventuali accompagnatori. Per quanto riguarda le riprese del concerto, ci sarà Radio Derby TV, ci sarà Radio Nuova, quella che arriva proprio da Belgio per noi, ci sarà Radio Sound Italia, Sandro, che arriva da Como, quindi ci saranno tre radio e tre TV, in più Facebook e YouTube, quindi sarà una, secondo me, una botta. Quindi, sicuramente poi avremo ovviamente l'ospite della trasmissione, il comico di Made in Sud, che è una sorpresa, non posso fare il nome, perché abbiamo proprio messo la sorpresa, giustamente. E poi ci saranno delle ospitate di due artisti siciliani che arrivano proprio dalla Sicilia per noi, da Palermo. E stiamo parlando, magari il nome non mi dice nulla, però stiamo parlando di ragazzi, saluto, stiamo parlando di ragazzi che... Ma in obliquo, passa in un arrivo centrale. Stiamo parlando di Gianni Barsalona, è un ragazzino di 13 anni che nell'arco di 4 mesi ha totalizzato quasi 15 milioni di visualizzazioni. Sarete il video ragazzino che è venuto in Belgio con voi? Che è venuto anche in Belgio con noi. L'ho ascoltato. Poi abbiamo Daniela Montalbano, che è una delle top news della Sicilia, cantanti ovviamente giovani, certo. E quindi avremo modo di anche di queste due voci siciliane. Amici di Radio Derby Web, siamo qui alla presentazione di Salva De Vita e siamo in presenza di Paolo Guglielmi. Allora, caro Paolo, raccontaci un pochino che cosa ti aspetti da questa esperienza e cosa appunto ti ha spinto a collaborare con Salva De Vita in questo progetto molto interessante.
io ho iniziato a scrivere canzoni 3 anni fa. Lo facevo con un mio caro amico che purtroppo non c'è più, e ho cominciato questo percorso da solo. L'ho continuato da solo, non ho esperienze artistiche, ho fatto dei karaoke in giro per, cioè diciamo a livello regionale, ecco, in giro per i paesini qui intorno, e dopodiché ho deciso, conoscendo Salvo, di spingermi oltre e provare questa esperienza nuova, cercare di farmi conoscere e magari di farmi piacere. E da questo tour mi aspetto di crescere tanto, imparare tante cose, perché comunque sono molto giovane, ho solo 23 anni, e spero di imparare tanto, di fare una bellissima esperienza, e spero tantissimo di emozionare la gente che mi ascolterà. Detto un'ultima cosa, partendo dal karaoke, che anzi eleviamo un attimino questa arte, nel senso che è un modo easy alla fine di cominciare a cantare, ma che poi ecco da lì possono nascere anche cose importanti. Hai un sito internet, una qualche pagina social, come possiamo fare per seguirti? A breve ci sarà, aprirò la mia pagina Facebook e magari anche YouTube, quindi questione di giorni, ecco, poi mi pubblicizzerò. Quindi a breve, tra qualche giorno, cercheremo Paolo Guglielmi. Poli è il mio nome d'arte. Ecco. Poli, giusto sottolinearlo. Con la Y, chiaramente, Radio Derby invece con la I, mi raccomando. Quindi allora ti auguriamo un in bocca al lupo per questa esperienza insieme a Salvo De Vita. Grazie mille, un bacione. Ciao. Ciao. Amici di Radio Derby Web, siamo sempre qui alla presentazione del tour di Salvo De Vita e questa volta siamo in compagnia di una giovanissima, ma già una vecchia nostra conoscenza. Allora, al fianco di chi ci troviamo? Ciao a tutti, mi chiamo Fornaciari Alexia. Allora Alexia, che cosa ti ha spinto tu ad essere qui oggi alla presentazione di questo tour, di questa serie di eventi? Che cosa ti spinge appunto a decidere di prenderne parte? Beh, ovviamente per fare nuove esperienze e gavetta per crescere professionalmente. Benissimo. Hai già qualche esperienza in passato, nel senso che ti ha portato ad essere qui? Sì, ho fatto vari provini, Castrocar, X Factor, corride paesane, cose così. Giovane, ma già con un'esperienza notevole. Possiamo trovarti qualche sito internet, in qualche pagina social, di modo che abbiamo modo di seguirti? Sì, certo. E su Facebook ho la pagina che praticamente c'è il mio nome d'arte, chiamato Crystal. Perfetto. Allora Alexia, ti auguriamo le cose migliori per questo tour di Salva De Vita e non mancheremo di seguire anche le tue performance. Grazie mille. Siamo sempre qui su Radio Derby alla presentazione del tour del nostro amico Salvo De Vita. In particolare in questo momento siamo in presenza di... Hermes Deserti. Allora Hermes, una domanda calda calda. Che cosa ti spinge ad essere in questo momento qui alla presentazione del tour di Salvo De Vita e a scegliere di accettare di farne parte? Che cosa ti aspetti? Beh, indubbiamente, come dicevo prima, Salvo... è un cantante che mi piace come il suo modo di cantare e mi voglio divertire, non ho pretese particolari, mi voglio divertire. Mi piace il suo genere, non so come dire. Ti senti in un certo senso ispirato di poter prendere parte a un evento di questo artista? Esatto, mi fa piacere, mi stimola prendere parte a questo evento, in sostanza. Non... Ok, e cosa pensi che ti possa portare questo evento nella tua carriera artistica? Beh, non ho pretese, non ho aspettative, lo dico onestamente, non ho pretese e aspettative. Mi basta divertirmi, ripeto, mi basta divertirmi. Sembra poco, ma in realtà se uno si diverte riesce poi a far divertire anche chi è davanti. Sostanzialmente stai parlando di emozionarti per emozionare il pubblico. Questo è vero, sì, verissimo. Perfetto, ti possiamo trovare su qualche social dove possiamo seguirti? Per ora non faccio parte di nessun social, sono un po' restio ai social. Ok,
Ok, vedremo che sicuramente dopo questo tour il nostro amico Hermes sarà obbligato ad aprire qualche pagina artistica. Allora ti auguriamo un in bocca al lupo per questo tour con Salvo De Vita e ci rivedremo durante il tour. Senz'altro, grazie. Perfetto. Grazie mille. Amici di Radio Derby Web, di nuovo qui alla presentazione del tour di Salvo De Vita e questa volta abbiamo un'altra cantante. Di chi siamo in compagnia? Uragano Patti. Uragano Patti, mi... Sei piccolino, invece un nome d'arte importante. Allora, Uragano Patti, che cosa ti ha spinto, ti chiedo, a prendere parte a questo tour che sta organizzando Salvo De Vita e a decidere di seguirlo in questa importante iniziativa? Allora, mi ha scovato Patrizia, detta Uragano, per questo probabilmente ci siamo trovate. E la curiosità, la voglia di fare nuove esperienze e soprattutto di divertirmi con la musica, che è la cosa più importante che sto facendo nella mia vita in questo momento. Divertirsi è importante per riuscire poi anche a divertire. E dove pensi ti possa portare questo tour che visiterà diverse parti d'Italia? Ma in giro per l'Italia probabilmente, spero di riuscire a trasmettere quello che sento io quando canto alle persone che mi stanno ad ascoltare, questa è la cosa più importante che mi dà la musica. Giusto, niente fama, niente soldi, ma semplicemente emozione, prendere e dare, no? Da qua, da sopra, sotto il palco e viceversa. Ti possiamo seguire su qualche pagina social, dove possiamo seguire la tua attività artistica? Vabbè, la mia pagina di Facebook che è Uragano Patti Singer. E poi su YouTube sempre Uragano Patti. Ne abbiamo da vedere e da ascoltare. Allora, Uragano Patti, un po' alla volta, un po' alla volta. Allora, Uragano Patti, ti ringrazio e ci diamo appuntamento per il tour con Salvo De Vita. Grazie a te. Amici di Radio Derby Web, siamo sempre qui alla presentazione del tour di Salvo De Vita, alla conferenza stampa. Siamo in presenza di un artista femminile, in particolare di... De Mauro Maria Emanuela, vengo dalla Puglia, provincia di Taranto, precisamente Sava, il mio paese. Sono arrivata qui a Bologna 5 anni fa, ho voluto dare una svolta alla mia vita, alquanto comunque, vabbè, dopo esperienze negative, ho perso 2 genitori, tutti e 2 i miei angeli, li chiamo i miei angeli, e quindi dopo queste esperienze così, diciamo, devastanti nella mia vita, ho deciso di prendere le valigie e arrivare qui, in questa Bologna. Che io ormai amo come città, perché è la mia seconda città. Tu hai adottato Bologna, Bologna in un certo senso ha adottato te. Che cosa ti aspetti da questo tour che farai insieme a Salvo De Vita in diverse località italiane? Sicuramente è un momento di crescita, tanta crescita, perché sì, esperienze ok, le ho fatte in questi anni. Però questa sarà un'esperienza sicuramente bellissima, insomma, quindi spero che lui, insomma, sarà anche il mio manager, perché c'è in procinto un bel progetto, dove comunque vorrò incidere il mio primo inedito, e quindi lui sarà il mio manager che mi seguirà un po' in tutto. Sarà scritto da Salvo questo inedito da te? Scritto da me, sì. Lui mi aiuterà in tutto il mio percorso e quindi sono felice di questo. Vabbè, sarà una bella esperienza, sicuramente non mancheremo di essere utile anche in questa esperienza. Ti possiamo seguire su YouTube, su qualche pagina social? Sì, YouTube, canale Emanuela De Mauro, Facebook anche Emanuela De Mauro, sì, YouTube e Facebook. Perfetto, a questo punto qui dal ristorante Pulcinella, dalla conferenza stampa di Salvo De Vita, è tutto. Ciao! Ciao! Aspetta, il cartellino. Devi mettere anche te. Te ne la mettono tu, devi mettere tu, te ne la metto. No, non lo voglio sapere, eh? Ah, ok, va bene allora. Ah, mettilo tu, eh? Mamma mia, d'emozione. Sei partita? Hai voglia. Buongiorno a tutti, amici di Radio Derby Web. Siamo qui alla presentazione del tour di Salvo De Vita. Abbiamo un nuovo artista. Ah no, lui è proprio Salvo De Vita. Mannaggia la miseria. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Io sono Gabriele. No, io sono Salvo. No, io sono Gabriele. Tu sei Savio là. Inquadriamo Savio là. Chi è Savio? Savio là. Ciao. Ecco.
salvi lui. No, a questo punto, scherzi a parte, salva De Vita. Ciao ragazzi, benvenuti, ciao a tutti. Ciao Gabriele, ciao Savio, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Web TV. Derby, ovviamente. Sempre derby. Radio. Derby Web, ok, ma eravamo noi. Ma a questo punto te lo chiedo io a te, guarda. La domanda che sto facendo a tutti gli artisti che ti supporteranno in questo tour. E tu invece, che cosa ti aspetti da questi artisti? Ma mi aspetto che metteranno il loro massimo impegno, riuscendo ad essere un gruppo compatto e unificato. L'unione fa la forza, è stato detto in diverse parti durante la conferenza che avrete sicuramente visto da casa. E quindi, ma pensi che si potranno fare altri progetti del genere coinvolgendo gli artisti? Intendo, sei convinto che questa unione possa portare ad una crescita dell'artista? Tra l'altro abbiamo visto un gruppo molto, come dire, molto variegato di artisti. Cioè, c'è il giovanissimo che canta già da 10 anni e c'è quello un po' meno giovane che è appena iniziato. Ma guarda, il discorso è che credo che per la musica non ci sia età. Allo stesso momento la serietà della persona è soggettiva, quindi credo che con l'unione che fa la forza sicuramente si potrà andare avanti con progetti futuri. Guarda, è proprio un motto di Radio Derby Web che soprattutto sto portando avanti io, il fatto che il discorso dell'artista emergente non dipende dall'età, è una questione sostanzialmente mentale, di esperienza, che deve essere in progressivo. Sì, sicuramente. Diciamo che più che mentale è proprio un fattore soggettivo, perché non tutti hanno lo spiraglio e quella forza di mostrarsi davanti ad un pubblico, soprattutto quando ci si danno delle opportunità del genere, soprattutto in alcuni teatri noti della provincia di Bologna, con la partecipazione di personaggi televisivi. Quindi sai, c'è un pochettino di emozione e ansia, non so, è una via di mezzo. Però credo che se il gruppo sarà compatto, sicuramente diventerà tutto più leggero. Del resto è anche un passo che un artista, indipendentemente dall'età che ha anagrafica o dall'età artistica che ha, nel senso, indipendentemente dall'esperienza, è comunque un'esperienza che deve fare se vuole crescere prima o poi, affrontare un palco e affrontare la gente stando sopra il palco. Mentalmente è uno scalino, ma prima o poi un artista, se vuole diventare di professione, deve farlo, quindi... Ma guarda, sicuramente, perché cantare con un microfono in un locale è ben diverso, come hai detto tu poco fa, che stare sul palco. Quindi credo che sarà sicuramente un'emozione per loro, è quello che a me piace dare a chi non ha avuto tante possibilità, io che l'ho avuta, capisco veramente il senso, e quindi è giusto aiutare anche il prossimo. Quindi, giusto così. Sì, se abbiamo fatto, se vogliamo, una piccola integrazione alla conferenza, a questo punto direttamente con Salva De Vita, dalla presentazione del tuo tour, direi che sia tutto. Sicuramente, io volevo ringraziare Radio Derby Web, che è tutto il suo staff, Gabriele, Gioia, Savio. Che Savio, hai sentito l'ordine? Dopo tutti sono il presidente, Gabriele, Gioia e Savio. Sicuramente, quindi credo che la collaborazione, soprattutto con, in questo caso devo dirlo per forza, con altre radio, sia fattibile, unendo la forza anche con le radio ufficiali, anche con Radio Derby Web, quindi l'unione anche delle radio fa la forza sia dell'artista che delle radio stesse. Quindi veramente ringrazio Radio Derby per aver permesso questa conferenza stampa, di riprendere per integro intera questa conferenza stampa tenutasi a Castelfranco Emilia all'interno della sala superiore del ristorante Pulcinella, e con la partecipazione di tutti gli sponsor ufficiali che si sono presentati anche qui stasera, che ne sono migliaia, però ne diciamo alcuni, che sono Graphic Revolution di San Nicolò di Ferrara e Ali Autolavaggio di Crespellano. Perfetto, i vendite principali questa sera qui dal ristorante Pulcinella con Salva De Vita, dalla presentazione del proprio tour, è tutto. Ciao amici. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.